Amiche ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in gradinata, secondo appuntamento di questa nuova stagione 2017-2018. Come avete visto benissimo dalla prima puntata, da quest'anno abbiamo un po' cambiato il nostro modo di lavorare e secondo noi questa è la scelta giusta. Perché? Perché andremo in giro su tutte le località abruzzesi per conoscere le realtà sportive e non solo, poi lo vedremo insieme alla carissima Maria Rita Piersanti, appunto per sviscerare quello che è il territorio abruzzese in tutto e per tutto, sotto l'aspetto sportivo ma anche e soprattutto sotto l'aspetto culturale, sociale e a volte anche enogastronomico, perché quello naturalmente non deve mancare mai. Siamo all'interno del Conad Pineto, una location diversa, ripeto, rispetto allo scorso anno, ma pur sempre accattivante, perché non solo c'è un gioco di colori particolare all'interno del supermercato Conad di Pineto, ma c'è tanta gente che ci segue naturalmente sui vari schermi posizionati all'interno della struttura. Oggi è una serata particolare perché vogliamo conoscere appunto le realtà e i personaggi sportivi del territorio, ma abbiamo anche una gradita sorpresa, perché non capita tutti i giorni di avere davanti alle telecamere o al mio fianco gli arbitri che spesso e volentieri gioie e dolori, dico io spesso, per gli sportivi, però naturalmente loro fanno parte del gioco e quando possiamo noi dobbiamo supportarli. I tifosi spesso e volentieri li sopportano, però ci sta anche quello, loro caratterialmente sono forti, sono preparati a tutto e quindi sì a ricevere critiche, però mi raccomando, quando serve bisogna anche battere le mani a questi atleti, perché davvero poi conosceremo insieme ai nostri ospiti la vita settimanale non solo di questi sportivi che, ripetiamo, sono gli arbitri che sui campi regionali ci fanno vivere le emozioni di tutti i campionati. Allora io do un benvenuto e una buona serata a Roberto Paterna, arbitro effettivo di eccellenza. Buonasera Paterna. Buonasera a tutti. È la prima esperienza televisiva, immagino? La seconda, sempre a Rete 8. Ah, siamo perfetto, stati, quindi abbiamo tenuto a battesimo il tuo esordio e adesso sei qui per esatto, diciamo questa pronto. Seconda gara, questa seconda direzione di gara. Al tuo fianco, benvenuta, Asia Armaroli, giovanissima, anch'essa arbitro effettivo dei giovanissimi. Buonasera a tutti. Buonasera Asia, per te la prima esperienza oppure? Sì, la prima. Benissimo, però ti vedo già pronta e spigliata per rispondere alle mie domande, che non saranno cattive, te lo dico, però voglio conoscere qualcosa di te naturalmente. Dopo Asia c'è un rappresentante del Pineto Calcio che da poco è arrivato qui appunto con la società del presidente Brocco, è stato uno dei migliori, è stato il miglior giovane in assoluto 2 anni fa nel campionato regionale di eccellenza, Andrea Capocasa. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Da poco ho finito l'allenamento, ti vedo però sempre pimpante e pronto per affrontare la prossima giornata di campionato. Sì, sì, pronto ad affrontare la partita che ci aspetta con la San Giustese in casa domenica. Domanda secca, ti sei ripreso fisicamente rispetto a qualche mese fa? Lo ricordiamo, hai avuto un piccolo infortunio al ginocchio. Sì, mi sto riprendendo ancora, non sono ancora al 100%, ma diciamo siamo a buon punto ora. Perfetto. Dall'altra parte lui non fa correre il pallone, ma diciamo fa scorrere le bocce sul tappeto, come posso chiamarlo? Sulla pista? No. Sulla pista. Benissimo. Allora, un buonasera anche a Simone Catucci, anch'esso di Pineto. Mi dicono che hai vinto 6 gare nazionali. Sì. Quindi complimenti davvero. Grazie mille. Questo quando è successo? L'ultima gara ad agosto. Ad agosto dove? A San Giacomo della Marca. In provincia di? Ascoli Piceno. Ascoli Piceno, Ascoli Piceno. È un gioco particolare, no? Nel senso, non capita tutti i giorni di vedere atleti così giovani che si cimentano in questo sport, ma è stata una tradizione tramandata dai nonni, dai genitori, oppure hai visto giocare qualche tuo compagno anche di classe che ti ha spinto ad intraprendere questa attività? No, è stata una passione nata grazie ad un mio amico. A un amico? Sì. E lui gioca meglio di te o sei più forte tu? Ora no. Ora sei più forte tu? Sì. Però sei diventato un po' rosso, quindi vuol dire che quello che hai detto è verità. Però vabbè, lui deve naturalmente, sarà contento visto che ti ha dato il là, no? Per sì, questa sì, nuova sì. Attività sportiva. Ma prima facevi altro oppure? Prima facevo nuoto a livello agonistico. Quindi hai cambiato perché non sei riuscito oppure perché? Perché era diventato uno stress per me il nuoto. Addirittura? Sì.
Ma cioè nel senso perché c'erano troppi impegni a livello di allenamento oppure? Sì, troppi. Quindi hai preferito le bocce, che secondo me può sembrare uno sport più statico degli altri, però un minimo di preparazione atletica è necessaria. Sì. Quante volte ti alleni al giorno? Tre al giorno? Cioè quante ore più che altro, o a settimana? Due, tre ore al giorno, tre volte a settimana. 3 ore al giorno per 3 volte a settimana? Sì. Ma giochi contro un avversario oppure naturalmente provi a lanciare le bocce giocando solo, ecco? Dipende, o con il mio allenatore o da solo. Riesci meglio solo però? Hai meno stress? No. Meglio okay. Se c'è l'allenatore? Sì. Perfetto, benissimo. Poi torniamo naturalmente okay. sulla tua attività sportiva. Roberto Paterna, lo dico subito naturalmente, quando abbiamo ospiti gli arbitri sia di calcio che naturalmente di altre discipline sportive, non possiamo raccontarci tutto, no? Un po' per correttezza e anche perché certe cose rimangono all'interno della sezione, ma è giusto così, e naturalmente sarà una chiacchierata generica tra noi, ma voi oggi siete qui, stasera siete qui perché dobbiamo lanciare un messaggio importante, lanciare il messaggio del nuovo corso arbitri organizzato appunto dalla vostra sezione. Ci puoi dare qualche informazione in più, soprattutto per invogliare i tanti ragazzi ma anche le tante ragazze ad intraprendere questo mestiere, perché mestiere è anche un mestiere spesso e volentieri, ecco. Sì, hai ragione sicuramente, la sezione di Teramo come ogni anno organizza questo corso arbitri a livello appunto sezionale e provinciale nella provincia di Teramo. E chiaramente possono partecipare tutti i ragazzi o dai 15 anni compiuti ai 35 massimo. Ah, quindi una bella fetta, insomma. Sì, 20 è, anni una bella, di... è una sì. bella una bella fetta, assolutamente. Abbiamo ragazzi giovanissimi anche l'anno scorso, infatti qui c'è Asia presente che è giovanissima anche lei. Abbiamo avuto tanti ragazzi giovani soprattutto dalle scuole di tutta la provincia. Poi il corso chiaramente parte a novembre, entro il 31 ottobre scadono le adesioni, ecco. Non abbiamo ancora una data certa, però diciamo che a metà novembre dovremmo partire con questo corso. Il corso è assolutamente gratuito, si svolgerà principalmente nella sezione di Teramo, a seconda delle iscrizioni che avremo. Potremmo organizzare anche degli altri corsi verso il mare, quindi Roseto, Giulianova, oppure verso la Val Vibrata. Quindi non solo gratuito, ma si va incontro a chi sì, certo, ha questa passione, perché naturalmente... Sì, è sicuramente una passione, noi lo facciamo principalmente per questo da diversi anni, io sono 10 anni che sto nella sezione di Teramo in mezzo all'associazione arbitri. E praticamente ecco, veniamo un po' incontro a tutti, il corso è gratuito come dicevo, tranne una minima spesa obbligatoria per la visita medica sportiva agonistica, e praticamente il corso arbitri, poi il fatto di diventare arbitri con un esame al fine di questo corso che durerà 2-3 mesi, praticamente ci dà dei vantaggi. A livello scolastico ci sono i crediti formativi e extracurriculari. Questo credo che sia inserito da poco all'interno... No, diciamo che quando l'ho fatto io anche il corso c'era già questa possibilità. Ah, addirittura già c'era. Sì, c'era già questa possibilità. C'è chiaramente la possibilità di entrare in tutti gli stadi italiani, tutte le manifestazioni calcistiche organizzate dalla FIGC. Questi insomma sono i vantaggi. Quindi oltre all'impegno giornaliero sia per il corso che per quello che riguarda naturalmente gli eventuali esami, perché spesso ho sentito anche chi comincia però dopo un po' si annoia. Ma perché, perché succede questo spesso e volentieri? Perché casomai ci si rende conto che è una cosa fatta in modo serio e quindi è un impegno enorme? No, è una cosa assolutamente fatta in maniera seria, assolutamente seria, è presa come un impegno effettivamente serio che richiede anche un determinato tipo di studio e di lavoro chiaramente. Ora non so come hai detto tu quello che hai appena detto, però sicuramente come dicevamo prima anche la passione, soprattutto quella che ci porta, che ha portato me principalmente e che penso abbia portato anche Asia a svolgere questa funzione all'interno del mondo ampio che è quello del calcio.
Allora, corsi abbiamo detto, le scadenze per le iscrizioni 31 ottobre, però una piccola deroga gliela diamo, no, sì, sì, ecco, a qualche ragazzo che arriva, certo, che arriva in ritardo. La cosa fondamentale è che sia stato compiuto il quindicesimo anno di età. Il quindicesimo anno di età, perfetto. Sì. E lì naturalmente non possiamo avere nessun tipo di margine. Assolutamente no. Quindi 15 anni fino al 35esimo anno di età. Il corso dovrebbe iniziare attorno a metà novembre, abbiamo detto le lezioni all'interno della sezione di Teramo, ma se gli iscritti provengono anche dalla zona costiera come quella di Pineto, la sezione è disponibile a spostarsi. Assolutamente sì, anche altri anni abbiamo spostato due sedi, una era a Teramo e una a Roseto degli Abruzzi, che è qui vicino, quindi potremmo tranquillamente accorpare un po' la zona, certo. Ma tu sei uno degli istruttori oppure... Io, sei qui in veste promozionale, diciamo. No, io sono il segretario del corso arbitri. Quindi mi occupo di quella che sarà poi la documentazione che i ragazzi dovranno fornirci per quanto riguarda le iscrizioni, per quanto riguarda i certificati medici, ecco. Allora, una curiosità mia, di solito nelle scuole calcio c'è una figura di riferimento, no, che possa attirare la passione dei ragazzi che amano questo sport. All'interno della sezione c'è una figura importante che può invogliare i ragazzi a praticare questo corso, ad iniziare questo corso? Allora, storicamente naturalmente, arbitro? Sì, ecco, sicuramente sì, cioè nel senso noi in questo momento siamo tutti ragazzi giovani all'interno della sezione di Teramo, c'è chi dirige gare di Serie C, chi dirige gare di Serie B, chi dirige gare di Serie A, sicuramente loro saranno i riferimenti di questi ragazzi che vorranno venire a fare il corso, sono stati sicuramente dei riferimenti anche per me e certo, per tutti quelli che come me fanno gli arbitri. E poi lo stimolo bisogna naturalmente crearlo. Asia, da qualche anno le donne hanno cominciato ad arbitrare. La tua esperienza, perché è nata questa passione verso il mondo arbitrale? Allora, innanzitutto fin da piccola mi piace giocare a calcio, quindi diciamo l'amore e la passione per il calcio mi ha portato ad intraprendere questa esperienza. Io penso sia un'esperienza molto formativa, in quanto ti porta a rapportarti con i tuoi coetanei e oltre ad essere anche un'esperienza costruttiva, in quanto serve a fortificare il carattere in campo, è anche un'esperienza molto importante dal punto di vista dell'amicizia. Infatti diciamo io sono arrivata a fare il corso non conoscendo nessuno e durante il corso, nonostante io il corso l'abbia fatto solamente l'anno scorso, ho fatto amicizia sia con altre ragazze e quindi voglio invogliare le ragazze, perché bisogna sfatare il mito che sia solo l'arbitro debba essere solamente, certo, un maschio, ma anche le ragazze possono intraprendere questa carriera. All'inizio può iniziare come un hobby, poi diventa sempre più importante la voglia di andare a fare la partita seguente, si spinge ad amare questo sport. Tra l'altro qualche settimana fa, se non ricordo male, c'è stato l'esordio in Bundesliga di un arbitro, non so, forse è più corretto dire arbitro, ecco, di un arbitro al femminile, credo sia la moglie di un altro ex arbitro, adesso non ricordo, in Bundesliga comunque, quindi insomma la carriera, poi l'età ti agevola per cercare di migliorare e crescere. Quindi mi hai detto una tua amica ti ha spinto a fare questo? No, l'amore per il calcio che avevo da piccola ho deciso di riprendere, però dal punto di vista dell'arbitro ho iniziato a fare il corso e qui sono nate tante amicizie sia con delle ragazze che con dei ragazzi. Ok, quindi categoria giovanissimi. Sì. Dopo il primo anno credo che sia insomma già un risultato importante. I sogni nel cassetto, naturalmente il cassetto sarà pieno, la massima serie, io spero che sia per te questo. Conciliare l'attività arbitrale con quella scolastica? Che vita fai? Allora, diciamo che penso che se uno voglia una cosa ci riesca.
Quindi di conseguenza a riuscire a conciliare lo studio con l'arbitraggio si può riuscire benissimo, basta organizzarsi con i compiti, quindi la domenica sapendo che si deve arbitrare o comunque qualunque altro giorno della settimana ci si organizza nei migliori dei modi in modo tale da arrivare il giorno della partita freschi già avendo fatti i compiti. Quindi è possibile. Anche perché la tua categoria, se non erro, si gioca al mattino presto, a differenza sì. delle altre dove ogni tanto Roberto ci può scappare, no? Invece di andare a letto alle 11 si va a mezzanotte e mezza, tanto vabbè io lo dico, poi a te non è successo di sicuro, però insomma quella mezz'ora in più, vabbè, ma tanto si gioca il pomeriggio, invece loro insomma al mattino dovevano essere già pronte fisicamente e naturalmente hanno un margine diverso. I tuoi genitori contenti di questa scelta? Sì, 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 mio padre è particolare, insomma. Ecco. Sì, 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 è un po' insolita. Sì, sono contenti, vengono a vedere ogni partita. D'altronde la figura dell'arbitro penso sia una figura bella in campo e sono felice della scelta che ho intrapreso. Sì, ogni tanto succede che viene evidenziata la negatività della prestazione, però poche volte purtroppo accade che quando l'arbitro arbitra bene non venga inserito tra i migliori in campo. Io ogni tanto lo faccio, devo essere sincero, però effettivamente è un giudizio particolare, perché poi dipende anche, credo, dal comportamento dei 22 in campo, se l'arbitro riesce, ecco, un attimino ad inserirsi all'interno della gara in modo corretto. Grazie Asia per adesso, poi naturalmente facciamo un altro giro così andiamo a conoscere altre sfaccettature di questa tua bellissima attività. Andrea Capocasa, io so benissimo che il tuo rapporto con gli arbitri, bene o male, è stato quasi sempre corretto. Sì, è vero? Fino ad ora sì. Espulsioni? No, fino ad ora nessuna. Vabbè, ammonizioni? Poche. Poche? Sì. Ma quest'anno in generale? No, in generale... Una persona corretta? Sì. Sì. Anche perché mi hanno detto, vabbè lo posso dire, che quando era ragazzino, non so se tutti i due genitori o un genitore... Oltre alla punizione arbitrale si sommava quella familiare, quindi non so se oltre alle giornate di squalifica venivano limitate anche le uscite del sabato sera o del venerdì, però insomma è un ragazzo che conosciamo noi benissimo perché l'abbiamo avuto con noi anche in altre occasioni. Dall'eccellenza in Serie D, è stata una sorpresa per te perché naturalmente il tutto si è concluso nell'arco di pochissimi giorni, immagino. Sì. Allora, partendo... Ce lo puoi raccontare? Abbiamo il permesso del Pineto Calcio per raccontarci sì, questa sì. trattativa così fulminea. Sì, sì, è stata una trattativa che, diciamo, è partita principalmente dopo la partita di Coppa Italia contro il Giulianova, perché loro erano già interessati a me, però comunque venivo da un infortunio, come abbiamo detto prima, e quindi non ero proprio al top della mia condizione. Però, diciamo, in quella partita... che il mister mi ha dato l'opportunità, il mister D'Eugenio mi ha dato l'opportunità di giocarla dal primo minuto, ho fatto quello che volevo fare, mettermi in mostra per cercare di acciuffare quello che era il mio obiettivo, ossia quello di non tornare indietro, non tornare da dove ero partito 2 anni fa e fare un salto di categoria, appunto. Perché in quel turno di Coppa hai anche segnato? Sì. Poi non è servito, diciamo, per il passaggio del turno visto purtroppo il risultato no. dell'andata, ma tu sapevi che in tribuna c'erano, io c'ero, te lo dico, e non c'era solo il Pineto, avevi avuto sentore di questa cosa oppure è stata proprio un fulmine a ciel sereno? No, cioè io quando scendo in campo non penso chi ci sta in tribuna, però ovvio ogni partita ci sono sempre... osservatori, direttori sportivi che vengono a vedere, soprattutto in eccellenza, ancora di più in Serie D, perché comunque ci sono molti giovani come me che si vogliono mettere in mostra per magari ambire a qualcosa, a un futuro in altre categorie. Quindi da qualche giornata sei a Pineto, se non erro 3? Sì. 3 giornate. È stata la terza domenica. La terza quella trascorsa, con il pareggio a Iesi, oppure non ricordo se la prossima, la terza? No, la terza col pareggio a Iesi. Ok, perfetto, col pareggio di Iesi. È stata una partita dura? Sì, Iesi è un campo veramente molto difficile. Eravamo riusciti ad andare in vantaggio subito, però poi anche subito abbiamo preso il gol del pareggio, purtroppo.
alla fine il pareggio, diciamo, è un buon punto che ci può dare continuità a quello che stiamo facendo. Dopo essere partiti male, è un buon punto. Tra l'altro, la società del Pineto, che si allena in quella struttura con un nome particolare che è Pinetello, che naturalmente ricorda altre situazioni. Quanto aiuta avere una struttura alle spalle che naturalmente permette a voi della prima squadra, ma immagino anche ai ragazzi delle giovanili, di crescere, perché davvero è una location che regala tante emozioni, non solo per la bellezza, per la questione estetica, ma anche per la funzionalità. Io penso, al di là della struttura, che è assolutamente una struttura che in Serie D penso che non tutti possono permettersi di avere, ma è proprio la struttura societaria del Pineto che è avanti a molte altre società, a molte altre realtà. È una società veramente seria, con al capo appunto il presidente, che non ci fa mai mancare niente. Il campionato, che campionato può essere? Naturalmente il Pineto deve crescere un pochettino, no? Perché è attrezzato per fare ben altro. C'è una favorita secondo te per quello che hai visto, non solo direttamente ma anche tramite la nostra emittente, oppure può scapparci la sorpresa? La sorpresa spero che ci scappi, però ad oggi diciamo che le squadre che magari sono quelle favorite e candidate alla vittoria del titolo, senza passare dai playoff, sono il Matelica, la Vispesaro, questi sono i nomi che... un po' più gettonati. Sì. Perfetto, allora grazie ad Andrea a Capocasa, noi facciamo adesso un piccolo break con il nostro punto Conad, con la nostra Maria Rita Piersanti, per conoscere un attimino le qualità non solo di questo punto vendita ma di tutto il Conad Adriatico. A dopo. Conad Pineto ha diverse novità, frecce pronte per essere scoccate da questo arco che qui sento un profumino, ragazzi, non potete immaginare. Io sono con una giovanissima operatrice al banco del pesce, presentiamoci. Alba Sabiu. E lei è una specialista, la vedete così serena, tranquilla e serafica, in realtà lei sa di prendere tutti per la gola, perché già quando si arriva a guardare questa vetrina si scoprono tantissime cose che noi magari non immaginiamo di poter trovare così vicine a casa. Sì, è vero, il pesce non è una tradizione, ma ci sono tante varianti e tanti altri prodotti che voi avete il compito di proporre alla vostra clientela. Da quanto tempo esiste questo banco? Abbiamo aperto mercoledì. Quindi all'inizio di ottobre. È una proposta nata dal desiderio dei clienti o è stata una vostra idea? Sì, è per offrire un servizio in più ai clienti che hanno bisogno di avere più prodotti pronti. Quindi voi preparate il pesce su richiesta, lo pulite, lo spinate, lo deliscate, lo sistemate, pronto per la cottura? Sì, è pronto per la cottura, che è già cotto e pronto da mangiare. I prodotti più strani che si possono trovare, che più insoliti, anche quelli più richiesti? Allora, abbiamo creato una nuova insalatina che si chiama Bravo Conad, è a base di totani, noci, peperoncino piccante, pomodori secchi e patate. Molto richiesta, molto buona. Ecco, questa è una cosa da provare, tanto per cominciare, ma cose insolite, pezzi prelibati, anche addirittura rari? Magari più al banco del fresco, abbiamo anche un trancio di tonno fresco, lo spada fresco. Questa settimana c'è il rombo, alta qualità, e il polpo pure, con cui facciamo anche le insalatine. Quindi c'è un'ampia scelta? Sì, sì, sì. Consigliamo alla clientela di venire qui per provare, toccare con mano e assaggiare, ovviamente. Assolutamente, tutti i giorni vi aspettiamo, dal lunedì alla domenica. Questo è uno dei punti più freschi in assoluto, in tutti i sensi, e me lo può confermare Gabriele Centorano, il nostro chef giovanissimo, perché il banco pesce è una delle novità assolute. Dall'inizio di ottobre vi state già facendo un'ottima nomea, perché i clienti sanno di questa novità e accorrono numerosi, giusto? Sì. Sì, noi lavoriamo specialmente con il pesce fresco, portiamo a tavola, cioè nel senso nel reparto gastronomico, tutta roba fresca. Noi gestiamo dei piatti che alla clientela soddisfa, diamo una varia scelta di piatti, come diamo 3-4 primi, diversi secondi. Abbiamo anche dei prodotti pronti a cuocere che direttamente il cliente può prendere e portare a casa, metterlo in forno. Abbiamo anche la varietà di sushi, che
perché diamo questa possibilità al cliente di provare nuovi piatti. Anche i più capricciosi qui possono trovare qualcosa che piace, perché dal sushi fino al piatto pronto, già cotto, addirittura da cuocere, quando si torna tardi dal lavoro, noi lo sappiamo, non hai molta voglia di stare a cucinare, quindi prendi qualcosa di pronto, di fresco ancora meglio, e sai di andare sul sicuro perché è tutto controllato, certificato, garantito. Il piatto preferito di Gabriele Centorame? Allora, il mio piatto preferito, diciamo che è il gnocchi a pescatore. Che quelli fatti da te? Fatti da me, sì. Noi lo proponiamo tutti i giorni perché ai clienti piace. Lo gnocco è un, diciamo, è un tipo di alimento bello sofisticato che si presta in tutte le situazioni. Bene, abbiamo scoperto una nuova dote, questa è una vera dote del punto Conad qui a Pineto, un punto freschissimo in tutti i sensi, grazie a Gabriele, grazie a tutto lo staff del punto fresco, pesce e non soltanto, e noi continuiamo il nostro giro, grazie. Grazie a voi. Eccoci tornati dal Conad Pineto, abbiamo un po' conosciuto, ecco, la realtà arbitrale della sezione di Teramo, poi siamo passati ad Andrea Capocasa del Pineto Calcio e ora andiamo da un vero campione, perché insomma Simone Catucci ha riportato a casa, ha riportato a Pineto 6 titoli nazionali o 6 gare nazionali, perché adesso mi devi un po' spiegare, ma non solo a me, la differenza, perché è uno sport particolare anche per quello che riguarda naturalmente le gare che si svolgono durante la stagione. Sì, la differenza tra gara nazionale e campione d'Italia è che il campione d'Italia vince 6 campioni d'Italia, invece gara nazionale vinto la gara. Quindi gare nazionali che si svolgono su tutto il territorio, di solito quanti partecipanti ci sono all'interno di una gara nazionale? In base soprattutto ai montepremi anche. Però diciamo che sono dalle 30 alle 60, 90 iscritti. Ma 90 iscritti che sono naturalmente iscritti riferiti alla fascia di età oppure è open, insomma, diciamo? Alla fascia di età. E la tua fascia di età qual è? Under 18. Under 18, quindi però 90 iscritti, insomma, vincere una gara con 90 iscritti è importante. Giornate di gara che durano quanto? Durano dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 8. Quindi ci sono delle eliminatorie, immagino, sì, per poi arrivare ai gironi finali con quarti, ottavi, insomma, fino a salire alla finale. Sì, sì. Il tuo impegno invece, scuola, sport, se hai un sogno nel cassetto, io immagino già quale può essere, però insomma, se ce lo racconti tu è meglio. Nello sport e nella vita in generale cerco sempre di ambire al massimo, quindi diciamo un sogno è ambire a fare il campionato di Serie A e magari in futuro indossare la maglia della nazionale. E l'impegno con la scuola? Riesco a gestire abbastanza bene la scuola con le bocce. Quindi riporti bei voti non solo in ambito sportivo ma anche a scuola, puoi fare diciamo di più però. Sì. Nella scuola? Nella scuola puoi fare di più, sì. Perché adesso che lo racconti insomma... Però vabbè, è giusto, io dico non il minimo indispensabile, però insomma riuscire a far coincidere tutte e due le cose è importante. Spesso e volentieri lo sport prende il sopravvento, anche perché credo sia più piacevole. Sì. Ma a livello fisico come ti prepari? O è più psicologico come preparazione? No, cioè ci vuole anche una preparazione fisica, vado in palestra e faccio nuoto. Gli arti che fai lavorare di più quali sono? Le gambe. Quindi le braccia no, anche perché immagino non sia necessaria di no, tanta forza. Ti può cambiare la sensibilità. Allora, io naturalmente ti vedo con gli occhiali da vista. Quanta differenza c'è? Quanto sforzo fai in più visto che indossi gli occhiali? In che senso, scusa? Cioè, nel senso rispetto per prendere la mira, diciamo, ecco, una persona come te che indossa gli occhiali ha bisogno di un allenamento diverso rispetto a chi non ha problemi, ecco, appunto. No. Non ti cambia nulla. No. Non ti cambia nulla. E il sogno nel cassetto ce l'hai raccontato. C'è un giocatore, il tuo compagno di squadra, che potrebbe, insomma, ripercorrere le tue orme? Vorrei diventare come Dante D'Alessandro. Come si chiama? Dante D'Alessandro. Dante D'Alessandro, perché ha vinto tantissimo, immagino. Sì. Cosa ha riportato a casa?
campioni del mondo, europei, oltre 400 gare nazionali. Mamma mia. Campioni italiani. Sei, vabbè, tu sei agli inizi, ne hai vinte solo 6, che non sono poche naturalmente, però lui se ne ha vinte più di 400, insomma, è uno forte, forte, forte. Tu Roberto hai giocato mai a bocce? Al mare. Al mare? Sulla sabbia, sulla sabbia. La tua vita invece, a livello familiare, associata a quella sportiva, perché immagino che anche tu qualche sacrificio lo debba fare. No, allora, la mia famiglia ha sempre appoggiato questa mia scelta, presa chiaramente da me, solo da me, cioè non sono stato assolutamente forzato da nessuno. Chiaramente si deve un po' sacrificare quella che è la vita di ogni adolescente. Io avevo 15 anni, ho iniziato a fare l'arbitro, adesso ne ho 25 quasi, quindi sono gli anni dell'adolescenza in cui magari, ecco, come dicevi prima, devi togliere qualcosa. Come dicevi prima tu, ecco, non si può fare sempre la vita che fanno gli altri. Chiaramente il sabato, se la domenica hai la partita, devi andare a letto presto. Durante la settimana comunque noi abbiamo un polo atletico nel quale ci alleniamo tutte le settimane. Facciamo 3 allenamenti a settimana di 1 ora e mezza, 2 ogni volta. Chiaramente prima, quando andavo a scuola, era un po' più complicato conciliare queste due cose. Però ecco, adesso ho finito gli studi e quindi hai più tempo, diciamo. Ho sicuramente più tempo. Diciamo che la mia scelta è stata anche una scelta dettata da quella che è l'Associazione Italiana Arbitri. Come diceva bene Asia prima, oltre a fare attività sportiva, a fare attività agonistica anche, è un mondo associativo, quindi siamo tutti associati, tutti ci conosciamo bene o male tutti, sia a livello provinciale che a livello regionale, e si creano diversi rapporti. Diciamo che il bello dell'arbitraggio non è solamente questo, quello del campo, ma anche e soprattutto quello che c'è nel contorno. Ecco, come diceva bene anche Asia prima, da qualche anno sono aumentate le iscrizioni di ragazze, di donne, e è una cosa che chiaramente fa piacere a tutti, fa piacere a noi, fa piacere a tutta l'associazione, e questo dimostra che stiamo crescendo anche noi a livello proprio di associazione, di spirito proprio associativo. Anche perché c'è bisogno degli arbitri, no? Perché aumentano i calciatori, aumentano gli appassionati di questo magnifico sport, ma senza l'arbitro naturalmente non possiamo fare nulla. La settimana tipo di Roberto Paterna qual è? Sotto l'aspetto, guarda, visto che siamo all'interno del Conad Pineto, anche sotto l'aspetto alimentare e nutrizionale, qual è la settimana che attraversa Roberto Paterna? Dagli allenamenti naturalmente, gli impegni familiari, non so se sei sposato o fidanzato, questo te lo posso chiedere? Libero? No, cioè, preferirei non... Non lo puoi dire, perfetto, la sezione di Teramo ha proibito a Roberto Paterna. No, è la scelta mia. La scelta tua personale, sì. No, vabbè, stiamo scherzando, dobbiamo alleggerire un po', certo, il discorso. Quindi diciamo, la gara della domenica, triplice fischio, Roberto Paterna cosa fa per rimettersi in forma e naturalmente anche per rilassarsi a livello psicologico? No, chiaramente tu hai preso il mio esempio, però non solo io, ecco, faccio questo tipo di vita, ecco. Dal fischio finale di una partita noi chiaramente siamo già pronti a preparare la partita successiva con molta, molta più voglia di quella che avevamo per la partita precedente, chiaramente. Noi ci prepariamo, facciamo, ecco, 3 allenamenti a settimana, ci arriva in settimana la designazione, quella che sarà poi la partita che noi dovremmo affrontare nel weekend successivo. Da quel momento chiaramente comincia la nostra preparazione a quella che sarà la partita, quindi studiamo, ecco, come i calciatori studiano le squadre avversarie. Le tattiche, anche gli arbitri studiano tattiche e quelle che sono le squadre dei rispettivi campionati, ecco. Quando si fa una valutazione, credo settimanale, insomma post gara, da parte degli organi competenti, c'è un tabellino che viene a livello proprio statistico, che viene rispettato per valutare la prestazione dell'arbitro?
se ce lo puoi raccontare naturalmente, certo, come, no, come si svolge tutto ciò, perché noi possiamo dare un giudizio, ecco, diamo la sufficienza a Roberto Paterna, però poi sviscerare il tutto per la sezione è diverso. No, chiaramente siamo giudicati noi, come da voi, siamo giudicati chiaramente dai nostri organi competenti, quelli che possono essere gli organi regionali, nazionali o sezionali, provinciali. C'è un punteggio anche per noi, che non è la classica scala da 1 a 10, è un punteggio leggermente differente, però ecco, ci viene diciamo affidato un punteggio per ogni gara che andiamo a dirigere, ecco, questo è... Immagino anche sotto l'aspetto atletico e fisico, no? Per sì, vedere sì, assolutamente, se il direttore atletico di gara è pronto. L'aspetto atletico e fisico al giorno d'oggi, con il calcio che sta cambiando, sta diventando sempre più veloce, è fondamentale. Noi lo diciamo sempre, prima di essere arbitri siamo degli atleti, come hai detto tu prima, perché chiaramente più vicino sei all'azione, più hai possibilità di prendere quell'episodio e meno ne hai di sbagliarla, chiaramente. Certo, quello, essere vicino all'azione può fare la differenza, in positivo naturalmente, perché è così, la velocità è cambiata. Devo dire naturalmente, ma è visibile un po' a tutti, che rispetto agli arbitri di qualche decennio fa, vedere un arbitro adesso si ha subito la sensazione che sotto l'aspetto atletico e fisico c'è una cura diversa, insomma, ecco, questo me lo puoi no, confermare. Beh, c'era sicuramente una preparazione atletica anche in passato, chiaramente. Però si vedeva qualche arbitro un po' più pienotto, diciamo così, no? Negli anni 80 mi ricordo che, insomma, adesso non ricordo i nomi, però ecco, vedervi adesso anche in eccellenza o in promozione si vede che c'è una cura diversa. No, io ecco, non sono giovanissimo anch'io, quindi negli anni 80 non ricordo sinceramente. Io lo ricordo perché non sono giovane come te. Come si arbitrava? Poi chiaramente la nostra vita è fatta anche, come dicevi bene prima tu, di alimentazione. Hai detto siamo all'interno di questa struttura, giustamente. E chiaramente l'arbitro fa la vita dello sportivo, come penso sia la vita di un calciatore, e l'alimentazione è bene o male simile a quella di qualsiasi altro sportivo. Chiaramente all'età di 18 anni puoi permetterti qualche dolcetto in più. Sì, qualche dolcetto in più, però fondamentalmente è quella di un'alimentazione sana e corretta. Rifaresti questa scelta? Io rifarei assolutamente questa scelta. Sono, ripeto, 10 anni che sono nell'associazione, mi trovo benissimo, ho trovato tanti amici e quindi è una cosa che consiglierei davvero a tutti. Ecco, la prima cosa da mettere in evidenza, prima dicevi naturalmente il corso è gratuito, lo ricordiamo sempre, iscrizioni fino al 31 ottobre per poi iniziare attorno a metà novembre. Prima dicevi ci sono tanti vantaggi, l'iscrizione è gratuita, c'è solo da pagare una piccola somma per la visita naturalmente di idoneità e poi c'è quel, secondo me, bel grosso vantaggio di avere il tesserino per entrare gratuitamente all'interno delle manifestazioni organizzate dalla FIGC. Ma se Roberto Paterna, visto che siamo in TV, deve lanciare un messaggio per far capire davvero la bontà della scelta, quale argomento evidenzierebbe di più? Ma io personalmente evidenzierei quello che è, come dicevo prima, anche l'associazione. Il mondo associativo è qualcosa di veramente bello, sia la possibilità di girare l'Abruzzo, di girare l'Italia, di girare tutte le regioni italiane, e quindi sia anche la possibilità di confrontarsi con diverse anche culture, visioni di quello che è il nostro mondo, ecco. Questo è sicuramente l'aspetto che più vorrei sottolineare. È una motivazione importante. Non so se te lo posso chiedere, però te lo chiedo. Come affronti psicologicamente una gara sbagliata? Nel senso, torni a casa, ti rendi conto di non avere fatto la scelta giusta? A livello psicologico il corso prepara anche sotto questo aspetto, credo. Ma tu personalmente che carica ti dai per poi ripartire nella domenica successiva? No, penso assolutamente di poterti rispondere quella che ha qualsiasi altro ragazzo quando sbaglia qualcosa.
Cioè il mondo arbitrale, sì, siamo arbitri, però siamo, siamo persone prima. Certo. E viviamo la vita come, come tutti, quindi quando, quando c'è un errore o quando c'è un errore di qualsiasi altra persona, ognuno chiaramente cercherà di fare, penso, autocritica e cercare di ripartire assolutamente in maniera migliore, con più motivazione, con più entusiasmo. Ecco, questo è, non è il mio modo, ma penso sia il modo di tutti. Ecco, sì. Un'altra curiosità. Un arbitro che ha giocato a calcio può avere più vantaggi rispetto a quello che invece si è catapultato in maniera improvvisa all'interno di un terreno di gioco? No, secondo me non è, non è una cosa indispensabile aver giocato prima, precedentemente a calcio. Come ti dicevo prima, ci però sono, può aiutare forse, no? Ci sono, come, sì, appunto, nel senso che, come ti dicevo prima, studiamo anche noi le tattiche delle squadre, i moduli e tutto, tutto quello che c'è nel contorno, l'ambiente. Quindi chiaramente conoscere, conoscere un po' quel mondo può, può essere d'aiuto, ma non è assolutamente una cosa fondamentale, fondamentale per, crescere, ecco. Per crescere. Anche perché naturalmente spesso e volentieri si scoprono col passare degli anni non solo le passioni ma anche le capacità. Io non voglio dire, forse da arbitro di basket saresti già all'apice, chissà, però se non ci provi, giusto, è davvero difficile. Però naturalmente devi seguire il cuore e la passione. Io una cosa la voglio dire, perché lo posso dire, nel senso, non sono tue parole ma sono le mie. Seguo il campionato di eccellenza, non dico da 20 anni ma quasi, e ti posso inserire fra i 5 migliori, non dico di tutti i tempi, però insomma di quello che ho vissuto io. Ma te lo dico non perché sei qui naturalmente, te lo dico perché poi se la sezione ti ha mandato qui vuol dire che sei uno di, quel, di quegli elementi più, più importanti. Tu non mi rispondere perché tanto non puoi, quindi lo dico io. E allora andiamo un attimo in pausa e andiamo a conoscere il personaggio pinetese, quindi 10 minuti con Maria Rita Piersanti, noi liberiamo un po' lo spazio per lei e siamo curiosi di sapere chi avrà per conoscere non solo le domande ma anche e soprattutto le risposte. A dopo. All'interno del nostro spazio oggi qui presso il punto Conad, una cittadina pinetese d'adozione, diciamo così. Edda Migliori è venuta a trovarci per raccontarci la sua Pineto. Innanzitutto benvenuta e grazie per essere dei nostri. Grazie, grazie mille, un piacere ed un onore essere qui. Tu sei a Pineto perché cominciasti una tua avventura professionale in questa città, tu non sei nata qui. No, sono originaria di Loreto a Prutino, nell'entroterra pescarese. Ho vissuto, studiato e lavorato per molti anni a Milano e poi ho deciso di rientrare in Abruzzo e ho scelto di venire a vivere a Pineto. Per fare cosa poi a Pineto? Anni fa hai intrapreso un'avventura? Sì, in realtà dal 1997, quindi con lo studio prima e sul campo poi, quindi anche durante gli anni di studio mi occupo di comunicazione e relazioni pubbliche. E quindi anche qui sto portando avanti la mia attività ormai da diversi anni. Ho un'agenzia di comunicazione e quindi lavoro nell'ambito, in questo ambito e sono giornalista. Hai avuto modo quindi tramite il tuo lavoro, ma anche per curiosità personale, di esplorare la città di Pineto, tutti i borghi e i borghetti qui intorno, tutto il territorio a livello ambientalista, naturalistico, ecologico, cittadino, urbano, tutte le reti possibili e immaginabili. Cosa ti è piaciuto di Pineto? Perché hai scelto Pineto? Beh, negli anni ho avuto modo di scoprirla sempre di più, di conoscere anche gli angoli magari nascosti ai più, le piccole spiagge magari a ridosso di Torre Cerrano che magari d'estate sono più affollate ma già in inverno o nel periodo primaverile tendono ad ospitare meno gente. E ciò che mi ha colpito di Pineto è stato proprio questo approccio molto rilassato, molto tranquillo, una qualità di vita estremamente alta. Io cercavo un posto
dove vivere in maniera serena, a contatto con la natura, che per me è fondamentale, e quindi il mare, queste splendide passeggiate, i tramonti, le alve, potrei andare avanti all'infinito, la pineta, certo, sì, per me che ora si sta riprendendo. La passeggiata giornaliera per me è immancabile in pineta, che sia di mattina o di sera è ormai un rito irrinunciabile. Naturalmente tu hai sposato appieno la vocazione associativa che c'è in questa città. Ci sono tantissime associazioni culturali, sportive di ogni tipo, tantissimi volontari su diversi fronti e ovviamente sei stata cooptata subito, giusto? Sì, io sono arrivata a Pineto, devo dire la verità, che non conoscevo una persona che fosse una, però ho trovato un tessuto che mi ha accolto. Sicuramente anche perché ho un carattere che si presta, diciamo, sono socievole, quindi mi piace conoscere gente nuova e quindi ho trovato un terreno fertile in questo senso. E poi sì, a vario titolo collaboro con tante associazioni, per lavoro, per volontariato, ce n'è veramente in tanti ambiti. E cosa ti piace di questo nucleo umano così ricco, così variegato anche? Perché ci sono tutte le età rappresentate nelle associazioni e ci sono tantissime attività diverse. Sì, proprio il fatto di potermi confrontare quotidianamente con realtà diverse, da cui io posso attingere sempre a livello umano qualcosa di nuovo, quindi esperienze nuove. Io poi sono una che vive molto di pancia, di istinto, quindi quando trovo delle cause da sposare poi ecco mi lascio totalmente coinvolgere, e quindi poi anche nell'ambito lavorativo cerco naturalmente di dare voce a quelle che sono le mie passioni, ad esempio con l'associazione pinetese commercianti ed artigiani, che è stata, diciamo, la prima associazione con la quale io ho iniziato a collaborare. Oltre a seguire tutti gli aspetti della comunicazione e ad organizzare insieme dei corsi che poi ho tenuto di marketing, di customer satisfaction, mm-hmm. di public speaking con loro e in collaborazione con l'area marina protetta Torre del Cerrano e Guide del Cerrano, ormai da diverse estati ho dato vita a un cartellone, a un mini cartellone inserito all'interno del cartellone più ampio di Torre Cerrano, con eventi che accontentano un po' tutti, quindi dai grandi ai più piccoli, laboratori di riciclo creativo, di narrazione creativa, inventiamo storie con i bambini parlando dell'ambiente, del fratino, di tutti quelli che sono i simboli di Torre Cerrano, e poi anche presentazioni di libri, convegni, quindi si può ben capire che in uno scenario così bello come quello di Torre Cerrano diventa qualcosa veramente di unico e speciale. Sì, quello è un grande regalo della natura e in parte anche dell'uomo, che ci permette di vivere meglio certe stagioni ancor più che tutto il resto dell'anno, che poi si interseca bene a Pineto, che sembra una cittadina molto tranquilla, e lo è di fatto, ma c'è un certo fermento sotto, ci sono tanti stimoli musicali, artistici, creativi, di ogni tipo. Ecco, se tu dovessi convincere qualcuno a venire a Pineto, su quali punti di forza faresti leva? Beh, sicuramente l'aspetto dell'ambiente, quindi la possibilità di vivere a contatto con la natura, però anche di trovare una dimensione culturale, perché comunque appunto di eventi sia in inverno che in estate ce ne sono tanti, quindi per chi ha la curiosità di saper cogliere gli stimoli che appunto questa città può offrire, secondo me è un'ottima cosa, quindi io non mi annoio mai, adesso penso che potrebbe essere così anche per gli altri, io non mi annoio davvero mai, sto già progettando gli eventi per dicembre, quindi... Qualche anticipazione? Più avanti. Bene, allora questo è un modo per reinvitarti. Grazie. Io ringrazio Edda Migliori per la sua vivacità, per la sua energia, perché è una pinetese innamorata adesso. Verissimo, davvero. Senza offesa per Loreto, ci mancherebbe. No, l'abbiamo che è presa in prestito. Loreto Prutino è il mio posto del cuore, io lo dico sempre, è lì la mia famiglia, quindi i miei affetti, quindi Loreto è il posto dove si nasce, quindi... Però Pineto mi ha accolta molto bene e io ne sono letteralmente innamorata. Grazie per averci regalato un po' di questa tua passione e grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro.
eccoci tornati, Maria Rita con la sua Edda Migliori, insomma ha chiesto tante belle cose. Naturalmente ragazzi l'acqua è offerta da Conad, quindi potete assaggiare, non vi vergognate. E poi so che arriverà qualcos'altro, perché ti ho vista prima appunto Conad, ho messo pesciolini, sushi, insomma cose molto ma molto accattivanti. Andrea Capocasa, Serie D, però insomma sei un diciamo principiante per adesso, l'eccellenza la conosci meglio, che giudizio mi dai sul campionato attuale? Il campionato attuale vede il Paterno in testa, e diciamo che il Paterno ormai sono un bel po' di anni che fa questa e ci prova. Spero anche per il Paterno che prima o poi ci riesca, però diciamo che glielo auguro un po' meno quando parlo di Alba Adriatica, e spero che certo. Anche l'Alba Adriatica, perché è un pezzo del mio cuore, quindi do il massimo, la mia massima fiducia e buon auspicio a questa squadra. Sì, naturalmente lo ricordiamo, tu sei albense non solo come luogo di nascita naturalmente, ma anche e soprattutto come appartenenza calcistica. Dicevi del Paterno, può essere l'anno giusto, cioè nel senso nessuno la dava tra le favorite perché ci sono Chieti e Giulianova, può essere questo l'anno a sorpresa del Paterno? Forse è proprio per questo motivo che nessuno la dava tra le favorite, che magari c'è un po' di pressione in meno e magari riescono a fare quello che hanno progettato di fare da ormai da anni, 4-5 anni se non sbaglio, che però comunque anche Chieti e Giulianova, che fortunatamente ho avuto la possibilità di incontrarle prima di arrivare a Pineto, sono due realtà importanti con due mister che secondo me sono all'altezza della situazione. Vorrei salutare il mister Aielli, che comunque mi ha dato la possibilità di militare nella rappresentativa regionale al torneo delle regioni 2 anni fa. A lui Roberto le domande difficili gliele posso fare, quindi ci provo. Quanto ti manca Pescara? Pescara non città, ma quanto ti manca quella maglia, perché naturalmente ti ha permesso di confrontarti con società professionistiche di alto livello. La maglia del Pescara mi manca, ma attualmente la maglia che indosso è quella del Pineto, e devo fare di tutto per fare il meglio, per dar benefici soprattutto in primis alla squadra e poi a me, con magari in futuro la voglia e la determinazione di riprendermela quella maglia. Ma pensi di avere dato il massimo in quell'anno con la primavera, oppure il caso proprio ecco ha voluto che tornassi indietro ad Alba Adriatica per poi essere notato da altre società? Cioè nel senso, secondo te questo è il tragitto più giusto? Sei cresciuto fisicamente sicuramente, ma immagino anche mentalmente a livello calcistico. No. Adesso la Serie D è diverso, però può essere questo il trampolino per te? Sì, spero che sia questo il mio trampolino, perché comunque l'anno scorso anche con il mister Ruscitti ho avuto la possibilità di migliorarmi, mister Ruscitti, senza dimenticare il mister Pesoli anche, ho avuto la possibilità di migliorarmi soprattutto dal punto di vista tecnico, che magari era quello più carente in me, e poi ovviamente dal punto di vista fisico, perché comunque a Pescara ci sono delle attrezzature che magari ad Alba non avevo. E quindi sì, la scelta di andare a Pescara la rifarei senza alcun senza dubbio. Poi purtroppo è successo quello che è successo, l'infortunio, chi gioca a pallone lo deve mettere in conto. Sì. E poi dopo le cose sono andate come però sono sei andate. Giovanissimo, lo posso dire, 1998, quindi insomma 2 anni fa è stato nominato il miglior giovane di eccellenza, ma non perché lo ha scelto qualcuno, è perché ci sono delle statistiche vere e proprie, quindi lì non si scappa. Primo perché lo hai meritato in maniera assoluta. Tra l'altro saluto un dirigente del Pineto Calcio, no, voi naturalmente non potete vederlo, è lì che passa, utilizza il mio stesso parrucchiere. Andrea, ascoltami, il campionato di eccellenza lo abbiamo detto, può scapparci la sorpresa, Chieti e Giulianova, tu hai qualche rimpianto in un campionato di eccellenza in particolare? Perché l'anno scorso sappiamo l'Alba è arrivata in finale, tu giocando con l'Alba seppur giovanissimo
Hai sentito che ti è scappato qualcosa, che ti è sfuggito qualcosa? Non solo a livello personale, ma anche a livello di squadra. 2 anni fa? No, l'anno prima, visto che eri in, in prima squadra. L'anno... Cioè avete dato il massimo, era quello il massimo da, da poter raggiungere? Il massimo non era quello, perché il massimo è vincere, vincere il campionato, ovviamente. Però comunque, diciamo, il mister Di Serafino è un mister che è riconosciuto per far dare il massimo a tutte le sue squadre. È stato quello che mi ha fatto crescere, mi ha lanciato lui, e gli mando un grosso saluto al mister. Poi dopo è ovvio, da un punto di vista personale, forse di non aver segnato nel derby. Ah, ecco. Col Martin sicuro, però per il resto da un punto di vista di squadra ci siamo salvati e è andata bene così. Quindi allora l'obiettivo personale tuo è quello di crescere, anche perché hai ampi margini di miglioramento. Ti senti più forte a livello atletico, a livello tecnico o a livello tattico? Oppure ti giro la domanda, dove secondo te devi migliorare? Beh, l'anno scorso ho avuto la possibilità di migliorare l'aspetto tecnico, però comunque quello forse è quello che devo migliorare di più. Da un punto di vista atletico, diciamo che è una delle mie caratteristiche migliori, anche se ora non sono al top della mia condizione. Poi da un punto di vista tattico è ovvio, ci sono dei ruoli che magari posso imparare a fare meglio in base a quello che il mister ha bisogno. Devo sempre trovare pronto qualsiasi ruolo mi chieda di interpretare. Perfetto, benissimo. Simone Catucci, prossimo impegno sportivo? 15 ottobre. Dove? Quindi tra poco in pratica. San Giovanni in Persiceto. C'è un avversario in particolare che ti fa paura? No. Ma la vostra categoria è mista, cioè ci sono anche le ragazze? Sì. Ah, ecco, c'è una che a livello sportivo fa la differenza, cioè che ti dà filo da torcere? O, sì. ancora devono crescere le ragazze? Purtroppo sì. Ah, ci sono? Una in particolare abruzzese? No. E di dov'è questa ragazza? Marche. È a 15 anni, insomma, ecco, 16 anni. A te ti chiedo, le strutture non solo di Pineto ma a livello regionale ci sono, in pratica c'è la possibilità di allenarsi nel modo migliore, oppure alcuni circoli sono penalizzati? Sì, c'è la possibilità di allenarsi. Ci sono diverse strutture, sì, non solo sì, qui a Pineto ma anche in regione. Quindi mi hai detto 15 ottobre il prossimo impegno è una gara nazionale questa? Sì. Gara nazionale. E per prendere il volo c'è una gara in particolare, c'è una gara che fa la differenza? Nel tennis ci sono gli slam, no? Ci sono quei 4 tornei più famosi. Qual è la gara più importante per la tua categoria? Quella che potrebbe farti appunto spiccare il volo verso traguardi più importanti? Non è una sola gara, ma sono diverse gare che appartengono al circuito elite, che diciamo, quindi c'è un ranking, diciamo, sì, no? A fine anno c'è un ranking che ti... E tu in classifica sei numero? La classifica quest'anno inizia, io l'anno scorso ero under 15, quindi ancora... Ah, quindi non facevi parte di questo ranking. Quindi abbiamo detto i giorni in cui ti alleni, la scuola, insomma, vai bene, dai, puoi, sì, fare di più, però naturalmente come tutti. Un messaggio da lanciare ai tuoi coetanei, ma non solo... Perché intraprendere questo sport? Cosa dà in più rispetto agli altri sport? O è solo una questione personale? È uno sport che ti deve piacere. Tu come ti sei appassionato? Da un giorno all'altro. Cioè hai provato a giocare, oppure... A me di solito succede di amare Roberto degli sport, però a livello televisivo, però non praticarli. Oppure può accadere, tipo il tennis, amo praticarlo ma non mi fa impazzire guardarlo. Il calcio tutto l'opposto, mi piace guardarlo però odio praticarlo. Quindi a te è successo questo? È stato qualcuno ti ha lanciato in pista, oppure hai avuto un'altra esperienza? Ti dico la verità, a primo impatto quando vedevo gli altri ragazzi giocare non mi diceva nulla. Dopo, non ti dava provato, emozioni? Esatto, dopo quando ho provato mi è piaciuto e ho cominciato a giocare. Ma il pubblico, c'è una tifoseria sugli spalti di un bocciodromo, oppure... Sì, sì. Naturalmente non so se vige la regola del silenzio come nel biliardo.
Sì e no, in base agli incontri, in base al pubblico, certo. All'importanza dell'incontro. Tu non hai problemi nemmeno con una tifoseria accesa, immagino, la concentrazione rimane quella? No. Preferisci, diciamo, il silenzio? No. Sì. Preferisci il silenzio? Vabbè, allora naturalmente invitiamo tutti gli amanti di questo sport a rispettare questa nuova attività. Roberto Paterna, allora il corso lo abbiamo sviscerato in tutto e per tutto. Io adesso te la faccio la domanda, però poi insomma, il sogno nel cassetto ce l'hai? Lo apri ogni tanto il cassetto oppure no, lo lasci chiuso perché non vuoi vedere quello che c'è dentro? No, il sogno del cassetto ce l'abbiamo un po' tutti. Anche perché a Teramo ci sono arbitri importanti che girano no, tutti i campi più importanti, sì, della Serie A. Sì, sicuramente, ma non credo sia solo il mio sogno nel cassetto, ma quello di qualunque arbitro, quello di arrivare al massimo, come in tutte le cose, il sogno di tutti gli arbitri, di tutti quelli che cominciano ad avvicinarsi al nostro mondo è quello della Serie A, chiaramente, di tutti. Quanto conta la fortuna in una direzione arbitrale? Ma la fortuna o è solo bravura? No, vabbè, la fortuna non è una componente che, diciamo, conta più di tanto, ecco. Però spesso può accadere che vedi un calcio di rigore perché in quel momento il difensore non impalla l'azione, oppure non lo vedi appunto perché il difensore è proprio sulla linea del pallone o l'attaccante è sulla linea del pallone e ti impedisce di guardare l'azione in tutta la sua ampiezza. No, sì, può capitare, ecco, tu puoi chiamarla sfortuna. Perché spesso noi con la TV non riusciamo a vedere tutto. No, vabbè, no, quindi... ma tu la chiami sfortuna, però c'è tutto uno studio prima posizionamento. Di posizionamento, ecco, sì. Quello. Quindi questo è fondamentale. Ti è mai capitato di sospendere una partita per un infortunio? Io non credo. Non ti è mai capitato? No, tuo. No. Non ti è mai successo? Però può accadere naturalmente. Oddio, può accadere, sì. È una cosa quella sfortunata, sì. Sì, quella, sì. Quindi Asia, insomma, a fianco hai un maestro quasi, no? Nel senso devi attingere tanto da lui. Invece per te l'obiettivo qual è? Quello più immediato. Allora, innanzitutto è quello di migliorare sia dal punto di vista del posizionamento, dal punto di vista quindi proprio in campo, poi anche nel relazionarmi con chi ho di fronte, quindi con i calciatori. Diciamo che gli obiettivi più immediati sono questi, poi con il passare degli altri, naturalmente per il passare degli anni arriveranno altri motivi che mi spingeranno a far meglio. Per il momento questo. La tua alimentazione com'è? Naturalmente un occhio di riguardo anche alla questione atletica ed alimentare. Tu hai una, come posso dire, una dieta particolare e personale, oppure ti affidi a quelle che sono le indicazioni in generale? Mi affido alle indicazioni generali. Secondo me la cosa, diciamo, maggiormente importante è l'allenamento. Infatti praticare palestra, dato che l'arbitro deve correre, certo, le 90 minuti alle partite, diciamo, di categorie superiore, sia diciamo le categorie inferiori, bisogna comunque correre in campo e di conseguenza bisogna essere atleticamente ben disposti, allenati, e quindi praticare uno sport, praticare meglio palestra, corsa, può aiutare naturalmente per trovarci in forma durante la partita. Poi dal punto di vista alimentare non ho una dieta specifica, e naturalmente mangiare durante i pasti e cercare di fare tanto allenamento, questa è la cosa più importante. È più bello, ti fa addormentare meglio, diciamo così, ecco, con più serenità. Il giudizio positivo da parte dei due allenatori o dei due presidenti delle società che vai ad arbitrare, o il giudizio positivo da parte degli organi competenti? Beh, naturalmente. Naturalmente se accadono entrambe le cose è meglio, ecco. Sì, gli organi competenti naturalmente è un giudizio molto importante. È più tecnico. Ci affidiamo loro un giudizio tecnico e in base a quello noi riusciamo anche a migliorare i punti deboli che ogni arbitro ha. E di conseguenza questo giudizio è un giudizio che io personalmente terrei molto in considerazione, ma più generalmente penso tutti gli arbitri. Eh sì, quello fa un po' la differenza.
Andrea Capocasa, allora siamo quasi agli sgoccioli, domani c'è una partita importante, no? Con la San Giustese. Tu ultimamente non hai giocato tantissimo, reduce da infortuni, poi naturalmente sei inserito in corso d'opera all'interno di questa squadra. Dove potete crescere? Dove potete crescere? E se c'è un giocatore in particolare, non del tuo ruolo, ma un giocatore anche la punta piuttosto che il portiere, che ti ha impressionato, nel senso che non te lo aspettavi così forte? Diciamo, presupponiamo che bene non conoscevo quasi nessuno il giocatore, perché comunque conoscevo meglio quelli che erano i giocatori magari del campionato d'eccellenza. Però comunque a primo impatto di Pomante e il capitano è sicuramente un giocatore, secondo me, di altre categorie, infatti ha giocato in altre categorie, certo. Penso che quasi tutti sanno. Per il resto comunque tutta quanta la squadra è composta da giocatori di grande importanza, sia a livello regionale, interregionale, ma anche a livello nazionale, perché comunque hanno militato anche in Lega Pro, in Serie C, vecchia Serie C. A livello umano hai notato la differenza? Cioè, quando sei entrato negli spogliatoi di Pineto, c'è stato un approccio uguale o simile a quello dei giocatori di eccellenza, oppure hai visto subito che c'era più professionalità e quindi come un leggero distacco, ecco, da parte dei compagni di squadra? Il punto da cogliere è appunto che in Serie D magari molti giocatori, io come vedo a Pineto, giocano a calcio, diciamo, quasi come lavoro, e quindi è normale che mettono a disposizione tutti i loro stessi a disposizione per appunto conseguire un obiettivo, che è quello che è l'obiettivo comune. Magari in eccellenza qualcuno deve pensare anche a lavorare o certo, c'è un impegno diverso. Impegni diversi. La differenza c'è, ma comunque io mi trovo bene tra i grandi. Magari in primavera mi sono trovato sempre bene, però comunque stare a contatto sia con ragazzi che magari con persone più grandi da cui imparare, perché comunque impari con gente che ha giocato da tanti anni, ormai sono tanti anni che gioca, ti aiuta e ti stimola a diventare come loro e magari anche di più di loro. Allora, l'anno scorso eri a Pescara, è arrivato un allenatore in corso d'opera durante la stagione che fa crescere tantissimo i giovani, che predilige soprattutto la serietà, la condizione atletica, la condizione fisica, l'impegno, la corsa, e parlo di Zeman. Quanto ti fa male non essere lì al Poggio degli Ulivi per avere l'occasione di mettersi in mostra? Ma, diciamo, anche perché tu sei abituato al 4-3-3, quindi esatto. Insomma. Ma mi ha fatto male soprattutto perché comunque è stato qui si può parlare di sfortuna, perché comunque l'infortunio non è che decidi tu o dipende da te, l'infortunio se arriva perché deve arrivare. E sfortunatamente l'anno scorso mi sono infortunato proprio nel periodo che c'è stato il cambio di allenatore, nonostante con Oddo abbia avuto la possibilità di allenarmi più volte. Sì, ne eravate 4-5 in pianta stabile in prima squadra durante la settimana. Sì, cioè, c'erano 2-3 che c'erano quasi sempre, Del Sole che comunque che adesso gioca in prima squadra. Gioca in prima squadra, che sì, c'eravamo per un buon mese, mi sono allenato quasi sempre con loro in prima squadra e ho visto che cosa vuol dire il calcio a quei livelli. Ed è il calcio che tutti i bambini sognano da però raggiungibile, no? Un sogno raggiungibile. È raggiungibile con un po' di impegno. Con impegno, sacrificio, la voglia di arrivare. Senza quello non si va da nessuna parte. Perfetto, grazie ad Andrea Capocasa, in bocca al lupo per domani, mi raccomando, massimo impegno, e se capita tira in porta, perché vedrai che prima o poi la palla va in rete. Grazie a Simone Catucci, in bocca al lupo per il prossimo impegno. Prendi la mira, avvicinati al pallino, eh?
Grazie a voi. Grazie. Sei più bravo nell'accosto o nel mandare via la biglia avversaria? Accosto. Nell'accosto, perché ha tecnica Roberto, quindi nell'accosto, quell'altro è un gioco di potenza e a lui non interessa. Grazie mille Simone. Grazie a voi. Grazie di cuore a Roberto Paterna. Vogliamo ricordare Roberto velocemente le date, così naturalmente, e se ci sono numeri di telefono di riferimento, anche se poi la regia farà passare naturalmente il manifesto con tutte le indicazioni possibili. Allora, per sì, questo come nuovo dici corso tu, sì, il numero di telefono lo troveranno sicuramente sotto la locandina che avete voi. Le date sono sempre entro il 31 ottobre, quelle del termine dell'iscrizione. Il corso inizierà a novembre. Perfetto, a novembre, mi raccomando, abbiamo bisogno anche di arbitri, quindi iscrivetevi, tutto gratuito, lo rimarco ancora una volta, ingresso omaggio in tutti i campi, dalla Serie A penso fino alla terza categoria, vabbè lì non si paga, però la Serie A è quella che fa la differenza. Ecco, perfetto, grazie a Roberto Paterna, grazie ad Asia Armaroli. In bocca al lupo anche a te naturalmente. Crepi il lupo. Domenica sei stata già designata? No, domenica questa devo andare. Ok, tu Roberto? Ancora nulla, quindi vabbè, rimaniamo con la suspense. Grazie mille, buona serata, grazie a voi che ci seguite ancora una volta su Rete 8 Sport. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 21:30. Buonanotte.